Da sempre sono tra le forze più devastanti della Terra. Con le loro esplosioni, queste montagne di fuoco hanno plasmato la storia del nostro pianeta. È davvero uno spettacolo bellissimo. Incredibile. Pochi appassionati vulcanologi rischiano la vita per studiare la temibile potenza della Terra. Il loro scopo è di rivelare i misteri ancora sepolti sotto la superficie del nostro pianeta. Ci sono circa 1500 vulcani attivi nel mondo. Milioni di vite sono in pericolo. Studiare i vulcani è un lavoro pericoloso. Infatti, spesso si opera vicino a fiumi di lava, col rischio di esplosioni di gas e ceneri incandescenti. I vulcanologi sono sempre in prima linea, pronti a correre rischi incredibili. Questa è scienza estrema. Il vulcanologo John Sitch e l'operatore Geoff McLee formano un team unico che gira per il mondo per registrare l'attività dei vulcani più pericolosi. La cima di un vulcano esercita su di me un'attrazione irresistibile. Quando entro in un vulcano, sento il fascino estremo dell'ignoto. Questi due uomini stanno per rischiare la loro vita avventurandosi in un cratere attivo. Dovremmo andare laggiù. Vediamo, i primi due sono inattivi. Non lo erano la scorsa notte. Questo terzo cratere sembra essere quello attivo. Siamo perfettamente complementari quando siamo su un vulcano. Siamo lì per la stessa ragione, amiamo i vulcani, ma non allo stesso modo. Io vado lì per riprendere gli eventi. Non riesco a trovare altre ragioni per scalare un vulcano se non quella di filmarne l'attività. La loro missione li ha condotti a un vulcano attivo chiamato Yasur, sull'isola di Tanna, nel Sud Pacifico. Yasur non erutta colate di lava, esplode. La roccia fusa, o magma, rilascia gigantesche bolle di gas che esplodendo scagliano in cielo ammassi di lava, chiamati bombe, a volte del diametro di 6-7 metri. Yasur erutta in media 4-5 volte all'ora. John e Geoff si trovano qui per raccogliere campioni di lava fresca che altri scienziati analizzeranno poi in laboratorio. Stanno per discendere in uno dei posti più pericolosi sulla Terra. Mi sa che siamo in anticipo di almeno mezz'ora. Speciali tute ignifughe li proteggeranno da piccole bombe e da temperature di quasi 900 gradi centigradi. Nelle tute ci sono microfoni che gli permettono di comunicare. Questa è la prima discesa in assoluto nel cratere di Yasur. In qualunque momento potrebbe aver luogo un'eruzione di grandi proporzioni. Se rimanessero intrappolati, non avrebbero scampo.
Il suolo è saturo di vapore e gas incandescenti ed è troppo caldo per toccarlo a mani nude. Ora infilo questa sonda. Vediamo cosa ci dice questa fumarola. 65, 78, 82, 96. Ecco, siamo a 100 gradi. 100 gradi centigradi, la temperatura di ebollizione dell'acqua. John è determinato a raccogliere il campione il più vicino possibile alla fumarola attiva. Qui le temperature sono ancora più elevate e piovono le bombe di lava più grandi. Qui il terreno è terribilmente caldo. Il fumo esce da ogni roccia, non so quale sia una bomba fresca e quale no. Ho sentito cadere qualcosa di fronte a me, ma non riesco a vedere nulla. Probabilmente non è di quelle incandescenti. Sarà di colore nero. E quindi non sono in grado di distinguerla in mezzo alle altre. Provo a prendere un pezzo di questa per portarlo via con noi. Vedremo cosa ci dirà. Ecco fatto. Una bomba di Yasur fresca fresca di eruzione. Quindicimila persone vivono all'ombra di Yasur. Come tutti i vulcani, Yasur può uccidere in molti modi. La cenere vulcanica ha trasformato l'acqua potabile in un acido velenoso. L'attività di John Sitch non si limita alla raccolta dei campioni. John studia anche gli effetti di Yasur sulla comunità locale. Per questo ha dovuto imparare la lingua della popolazione indigena. Il ministro della sanità di Tanna ha chiesto a John di raccogliere campioni di acqua potabile nei pressi del villaggio. L'anno precedente, ricercatori del governo hanno raccomandato ai locali di non bere l'acqua piovana. I campioni raccolti hanno mostrato che la cenere delle recenti eruzioni l'aveva contaminata. Purtroppo ci sono poche sorgenti d'acqua alternative. E quindi i locali sono costretti a bere l'acqua piovana. In pratica sono alla mercé del vulcano. Il capovillaggio spiega a John che molti tra bambini e anziani si stanno ammalando. Trovare acqua potabile non contaminata è quasi impossibile. Durante la stagione secca dobbiamo fare parecchia strada per trovare l'acqua. Capita che i bambini soffrano la fame perché manca l'acqua per cucinare. Un'eruzione maggiore non danneggerebbe soltanto i villaggi circostanti. La cenere ricoprirebbe tutta l'isola e sarebbe necessario evacuare l'intera popolazione. Il Sud Pacifico è pieno di vulcani esplosivi come Yasur. L'operatore Geoff Mackley li ha ripresi quasi tutti. Il suo filmato dell'eruzione del vulcano Ruapehu in Nuova Zelanda ha fatto il giro del mondo. Ho rischiato diverse volte la vita su un vulcano, per esempio su Ruapehu e sull'Etna. Su Ruapehu il vulcano iniziò ad eruttare proprio mentre ero lassù. Well, that's a beauty. Give me the run, guys.
L'eruzione stava diventando sempre più violenta, perciò i vulcanologi chiesero l'intervento di un elicottero che li portasse rapidamente al sicuro. Senza l'elicottero, Geoff e gli studiosi probabilmente sarebbero rimasti uccisi. L'elicottero si era appena allontanato dal fianco della montagna quando sentimmo una grande esplosione e l'intera area fu colpita da una pioggia di blocchi di roccia e fango. Se fossimo rimasti là, saremmo probabilmente morti. Il secondo incidente è avvenuto più di recente. John e io eravamo sull'Etna, dentro il cratere, quando ci fu una violenta esplosione. Ci allontanammo di corsa, lasciando lì la telecamera in funzione. Quando tornammo indietro, notai che una roccia, grande circa come una tanica di benzina, era atterrata ad appena 2 metri da me, senza che io me ne fossi accorto, tanto ero concentrato nelle riprese. Se m'avesse colpito, non sarei qui con voi. L'eruzione sta diventando sempre più violenta e i due vulcanologi sono costretti a ritirarsi. John e Geoff sono riusciti a scappare illesi, ma altri cacciatori di vulcani non sono stati così fortunati. Per 25 anni, un affiatato team francese formato dai coniugi Maurice e Katia Kraft osservò e registrò il comportamento dei vulcani. I due stupirono il mondo con il loro coraggio e le loro fantastiche riprese. Questi due vulcanologi furono diretti testimoni di oltre 150 eruzioni in tutto il mondo. Quando nel 1991 il Monte Hunzen in Giappone iniziò ad eruttare, i Kraft erano là, seguiti da un folto gruppo di giornalisti e operatori di vari paesi. Questa è una delle più piccole colate piroclastiche che abbia mai visto. Spero di vederne di più grandi, perché questa è davvero piccola. Non ho mai paura. Ho visto così tante eruzioni in 23 anni che se anche dovessi morire domani non avrei rimpianti. Parole profetiche. Il giorno dopo, i Kraft furono uccisi dall'arma più temibile di un vulcano, una colata piroclastica, che si forma quando la cima esplode e poi viene giù come una valanga inarrestabile di cenere incandescente e grossi blocchi di roccia. Tragicamente, i due vulcanologi avevano sottostimato di molto le sue dimensioni. Una colata piroclastica incenerisce ogni cosa sul suo cammino. Investì i Kraft e 39 altri che erano con loro, per lo più operatori che li avevano seguiti per le riprese.